Sposi, 28esima edizione Mostra d'Oltremare Napoli. Io presento prima lei, anche per cavalleria, presidente, tutto il rispetto, e diamo il benvenuto proprio a questa bellissima donna. Come stai? Grazie, benissimo, eh? Benissimo. Con quest'abito non ancora di più. Diversamente. Ancora di più. Poi certo. L'affetto di questa città, quando ogni volta che vieni Napoli ha una passione, un effetto particolare. Napoli è vero, accoglie veramente benissimo. Io ci ritorno sempre molto volentieri qui sul posto, quindi avete proprio siete muy calienti, siete proprio muy calorosi. Vediamo il presidente che cosa ci dice. Esatto. Beh, il presidente Napoli ormai è una città multietnica, mondiale, bellissima, passione, calore, arte, la tua arte, impero couture. Guarda, per l'appunto Napoli, tu lo sai benissimo, sono 5 anni, 5 campagne bellissime e io la porto sempre nel cuore, anche quando vado all'estero parlo sempre della mia città, quindi per l'appunto quest'anno abbiamo fatto un lavoro immagine sposa con Cosima Coppola, che oltre ad essere una grande attrice è una persona che io stimo tantissimo e gli voglio un bene dell'anima, perché Cosima in tutto il suo percorso artistico, che ha avuto una crescita veramente importante, è riuscita a rimanere una ragazza umile e soprattutto una persona che conserva degli ideali molto importanti, quindi io gli voglio bene sul serio. L'abito Imperio Chiuturi impreziosisce ancora più la bellezza femminile. Assolutamente, l'abito è importantissimo perché a parte che questi abiti ti rendono unica, ti rendono una donna principesca, no? Ti rendono veramente elegante, quindi io lo sceglierei sempre, 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 veramente, non posso più fare a meno degli abiti Impero. Dato che il napoletano ormai è un linguaggio, con questo abito e questa bellezza, come si dice, non si fa, sì, una bella femmina. Sono una bella, come si dice, io come lo dico, sono una bella femme. Ho detto bene, eh? Bravissimo, infatti il suo napoletano è anche molto ben piccante, bello piccante, insomma nuovo, quindi Cosima comunque
veramente ama Napoli, questa è la seconda campagna che ho il piacere di fare con lei e sicuramente questo bellissimo volto di questa bellissima artista donerà tanta bellezza ad Impero Sposa. Quest'anno la vedremo in Impero Sposa. A parte quello, la sfilata di questa sera ha un tema importante, la nostra mediterraneità e non solo, i colori, la terra, l'arte, le tradizioni, le origini. Noi sì, ci siamo ispirati per l'appunto, la nuova campagna porta questo tema importante che dicevi poc'anzi, quindi il tema del Mediterraneo. Vedremo delle cose molto belle in passerella, vedremo dei colori innovativi per quanto riguarda il couture e sicuramente la sposa è una sposa sognante che augura a tutte queste coppie che stasera sono presenti in sala un futuro pieno di amore, pieno di ricchezza e soprattutto pieno di tanto lavoro. Una grande eccellenza in tutto il mondo, un grande stylist, Luigi Auletta, Impero Couture, lei è bellissima e se ti piace ballare saluta gli amici di Weekend Dance. Weekend Dance, con un cia 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 così di spalle. Ciao amici. Siamo in compagnia di Angela, responsabile marketing di Impero Couture, benvenuta a bordo. Buonasera a tutti. Allora, una sfilata bellissima a Tutto Sposo 2016, oramai il brand dello stilista Auletta è internazionale. Assolutamente sì, Luigi ha fatto un lavoro enorme in questi anni e sta vedendo i frutti tutti quanti fiorire in questi giorni. Abbiamo aperto in Canada, Ginevra, ci sono delle nuove aperture in Svizzera e insomma va tutto bene e come avete visto poc'anzi anche dal punto di vista stilistico andiamo avanti per offrire a voi pubblico e alle donne un sogno, una favola. Insomma, il brand Impero è ramificato in tutto il mondo, ormai lo conoscono tutti perché lo stilista Auletta ha lavorato tanti anni, è bravo, è lungimirante, quindi poi crea sempre dei prodotti importanti, belli, che impreziosiscono ancora di più la bellezza della donna. Assolutamente, l'obiettivo di Luigi e di tutto il team è quello di regalare un momento di pura bellezza, di pura gioia, di enfatizzare le donne qualsiasi sia la loro diciamo caratteristica principale, perché i nostri modelli vanno dalle linee più seducenti ma ci sono delle cose che arricchiscono la bellezza di magari di una donna pura, eterea, sensibile e delicata. Naturalmente arte, abiti, ma soprattutto musica. Sì, stasera veramente io sono rimasto stupefatto perché la spettacolarità e soprattutto l'amore che loro ci hanno messo per regalarmi dei momenti sull'alta moda accompagnati da una musicalità spettacolare, ripeto, io gli voglio dire veramente un grazie, grazie, grazie di cuore. L'unico rimprovero, non siete vestiti Impero stasera.
No, questa volta siamo, diciamo che lavorando sarebbe stato un peccato rovinare gli abiti di Luigi. Il tuo nome e cognome, scusami? Andrea Russo, noi siamo la Music Up Agency e abbiamo avuto questo grande onore di partecipare a questo evento fantastico grazie a Luigi, questa collaborazione insieme per musicare questo grandissimo evento di inaugurazione di Tutto Sposi 2016. È andata bene, siamo una squadra fortissima, diciamo. Assolutamente, parliamo con lei, contenta e emozionata per questa bella serata. Beh, è stata una serata fantastica, abbiamo condiviso tante gioie insieme a Luigi ed è stato un impegno però ripagato dal grande successo che abbiamo avuto qui a Tutto Sposi. Grazie ancora a te Luigi. Conclusione di questa bellissima serata, l'inizio di Tutto Sposi 2016, Mostra d'Oltremare o 28esima edizione, inizia alla grande con un brand tuo internazionale che è Impero Couture, complimenti. Sì, grazie, veramente stasera una serata bellissima, anzi io con l'occasione voglio ringraziare sia Lino che Martina Ferrara perché veramente loro hanno fatto il massimo per collaborare con me e abbiamo visto veramente uno spettacolo stasera dove la moda è stata spettacolarizzata, quindi lo show, la moda, Impero, un pubblico bellissimo e quindi sicuramente tutti coloro che vedranno questa serata rimarranno affascinati. E poi sei l'uomo, a parte lo stilista, l'uomo più invidiato del mondo in quanto in mezzo a due bellezze, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso proprio come immagine con la Belen, con la Coppola, che sono bellissime donne che poi indossando naturalmente la Coppola, i tuoi capi impreziosiscono ancora di più la bellezza femminile. Sì, in effetti stasera abbiamo visto un po' una situazione ibrida, quindi l'angelo e il demone, quindi stasera quando è uscita Belen c'è stato veramente un assalto proprio perché comunque il pubblico l'aspettava, aveva promesso, salto mediatico, aveva promesso tante volte di venire qui a Tutto Sposi, poi ha coniugato la sua presenza attraverso per l'appunto questa forte insistenza sia di Lino che di Martina Ferrara, ha visto che c'era Impero Couture e si è realizzata una serata veramente fantastica. Cosima Coppola resta comunque veramente una donna stupenda perché la dolcezza e la purezza io penso che per Impero Couture sia veramente il massimo. E non si ferma qui Impero Couture perché ci sono ancora tante altre iniziative, tante altre sorprese sia per la fine del 2016 ma soprattutto per il nuovo anno 2017. Sei un birbante, tu vai sempre a scoprire. Ti ho dato l'assist. In anteprima sì, vedremo il nuovo spot di Impero Couture, quindi che è stato realizzato a Napoli, è uno spettacolo come quello di stasera, quindi anche il nuovo spot veramente molto bello. Lì avremo l'America che si va a congiungere con l'Italia, quindi io non svelo niente, ma è uno spot spettacolare. Viva Impero Couture, viva Luigi Auletta. Viva Weekend Dance, viva Impero, viva l'Italia. Weekend Dance, la TV degli eventi.